Salve a tutti, mi chiamo Roberta Torboli, ho 26 anni, sono nata e cresciuta a Lavarone e ho la fortuna anche di poterci lavorare. Ho fatto il liceo classico a Trento, ma ben presto ho capito che non era assolutamente la mia strada. Infatti, già dai primi anni il mio interesse per le materie classiche ha cominciato a scemare, mentre ha cominciato a aumentare il mio interesse per lo sport. E soprattutto la passione per la danza, passione che non mi ha mai abbandonato nella vita e mi ha dato grande soddisfazione negli anni e anche grandi lezioni di vita. Ho comunque deciso di portare avanti la maturità classica, anche se sentivo che non era nelle mie corde e mi sentivo sempre fuori posto. Finita le superiori, ho deciso di iscrivermi all'università. Ho frequentato Scienze Motorie a Verona e lì veramente ho trovato la mia strada, la mia vita. E durante gli studi ho capito quanto è importante promuovere il benessere attraverso un corretto stile di vita e l'esercizio fisico costante. Così ho cominciato a guardarmi intorno sul mio territorio. E ho notato che non vi era alcuna iniziativa in tal senso, non solo per giovani, ma soprattutto per adulti. Ho così provato, mi sono un po' buttata, a far partire un piccolo corso di Pilates, che con mia grande gioia e stupore ha avuto un notevole successo. Da lì, stimolata dalle persone che mi sono accanto e dal successo di questo piccolo corso, ho deciso di ampliare il ventaglio di proposte dei vari corsi, fino ad arrivare a oggi che ho la fortuna di poter spaziare dalla ginnastica artistica dei bambini fino alla ginnastica per anziani, passando dal ballo da sala, dall'acqua gym e dalle lezioni private di personal trainer. Non dimenticando ovviamente la danza, che resta comunque la mia passione centrale. Per me sono importantissimi importantissimo continuo aggiornamento, perché mi dà la possibilità di essere al meglio e di dare il meglio alle persone. I miei piccoli successi della vita mi hanno fatto capire che il lavoro duro paga sempre. E che nella vita bisogna sempre mescolare coraggio e fantasia. Grazie mille.